Dai, 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 chiama, chiama, sono io. Sto chiamando. Sono emozionatissimo. Guardate, guardate, ragazzi, signoresse. Signoresse. Sto squillando, sto squillando, sto squillando. Ragna. Pronto? Salve. Quale rossetto scelgo? Quale rossetto scelgo? Beh, questo qui. Uno dei miei colori preferiti. La la la, la la. Adesso mi trucco e inizia la giornata. Ma cos'è questo rumore? Sentite? Come di un martello. Non stiamo mica facendo dei lavori in casa. È molto strano. Magari è una mia impressione, non c'è nessun rumore. Continuo a truccarmi. A questo punto un po' di mascara per le ciglia. Tu, 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 tu. Ehi. Continuo a sentire il rumore. Mi sa tanto che c'è lo zampino di quel coccodè di lui, non credete? Cosa starà combinando? Non vorrà mica fare dei lavori in casa senza avermi chiesto il permesso. Vado subito a controllare che è meglio. E ora? Come sapete, casa nostra è gigante, ci sono un sacco di stanze e sarà difficilissimo capire da dove proviene il rumore. Abbiamo la stanza di Chico, abbiamo la stanza dei giochi, la stanza dei videogiochi, la stanza della moda, la cabina armadio e poi ancora stanze normali, bagni. Mi farò guidare dal mio intuito e dal mio udito. Il rumore pare provenire da lì. Sì, 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 ne sono certa. Proviene da questa porta. Sicuro al 100%. Lui è qui dentro e chissà cosa sta combinando. Lo voglio proprio cogliere con le mani nel sacco, quindi iniziamo a spiarlo. Non vedo niente. Quel coccodè ha messo la chiave in modo tale che io non possa vedere nulla. Provo ad aprire leggermente. Senza fare rumore. Ragazzi, era come pensavo. Sta mettendo un quadro senza prima chiederlo a me. Ma lo sa che io sono l'architetto di questa casa? Io devo avere tutto sotto controllo. Ogni mobile è stato messo perché io l'ho pensato. Come gli viene in mente di mettere un quadro da solo senza prima consultarsi con me? Lo è! Che stai combinando? Ciao Sofì, sto facendo un lavoretto in casa. Perché sei venuta a disturbarmi? Perché sono venuta a disturbarti, lui? Io ero di là, bella tranquilla e indisturbata. Quando a un certo punto cosa sento? Tu, 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 tu. E non volevo credere ai miei occhi quando ho visto che veramente tu stai mettendo un quadro senza prima avermi chiesto il permesso. Oh mia cara carciofina, ovviamente non ti ho chiesto il permesso perché sapevo che ti sarebbe piaciuta l'idea. No, 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 lui. Lo sanno tutti, lo sanno anche le pareti di questa casa, che tu non hai senso della moda e dell'arredamento. Cos'è? Che io non c'ho ora. Guarda, guarda che io c'ho tutto. C'ho proprio la moda, l'arte, il design, la pittura, la scienza, la matematica. Guarda, non mi sottovalutare. Lui, sarai bravo a fare tantissime cose, ma credimi, con l'arredamento proprio non ci sai fare. Ragazzi, vi dico solo che una volta mi ha fatto trovare un cuscino qui, proprio qui. Sapete di che colore? Marrone! Marrone! Col fucsia! Aveva messo un cuscino marrone. Poi per fortuna sono arrivata io e ho preso questi deliziosi cuscini molto carini che tra l'altro stanno... Guarda, guarda Sofì, quel cuscino era marrone, ma era un marrone molto bello, devo ammettere. Ma oggi non ci interessa il cuscino marrone perché acqua passata. Stavo facendo qualcosa di fighissimo. Siete pronti a scoprire cosa stavo combinando? Guardate un po'. Qui, come vedete, ci sono due quadri. E non sono due quadri a caso, perché qui c'è la locandina del nostro primo film, La vendetta del signor S. Qui c'è la locandina del nostro secondo film, Il mistero della scuola incantata. E qui ci sarà la locandina del terzo film. Infatti ho messo già il chiodino. Bravo, ottima idea. C'è solo un piccolo dettaglio che ti è sfuggito. Non abbiamo ancora la locandina. E quindi tu adesso hai fatto quel buco che rimarrà senza quadro. Effettivamente avevo sottovalutato questo piccolo problema. Cioè, ragazzi, ancora la locandina del nostro terzo film non è uscita. Cioè, ancora non l'avete vista, non l'abbiamo pubblicata, perché ancora non c'è in realtà. Meglio che sto calma. Dopotutto la locandina tra qualche giorno arriverà. E ormai manca sempre meno al nostro terzo film, Me contro dei film persi nel tempo. Perché, come sapete, sarà al cinema l'1 gennaio, che sembra una data lontana, ma in realtà è vicinissima. Perché tra poco ci saranno le vacanze di Natale e poi subito dopo ci andremo a divertire e a festeggiare il nuovo anno insieme al cinema. E noi vediamo davvero l'ora. E
come sapete già ci sono stati dei piccoli spoiler di questo nuovo film. Infatti è già uscito il teaser che vi ha fatto capire qualcosina. Noi abbiamo fatto anche la reazione e anche la parodia, è stato molto divertente. E soprattutto il teaser ha ufficializzato che insieme a noi in questa super pazza avventura ci sarà anche il signoresse e Perfidia. Proprio così, perché il nostro terzo film sarà il continuo del secondo film. L'avete visto? Me contro del film Il mistero della scuola incantata. Chiunque sia andato al cinema o chiunque non sia riuscito ad andare al cinema adesso può vederlo o rivederlo tutte le volte che vuole comodamente da casa, perché infatti il film si trova in digitale online su tantissime piattaforme, come per esempio qui su YouTube, oppure su Amazon Prime, oppure ancora su Sky. Insomma, lo trovate ovunque. Noi abbiamo già caricato i primi 10 minuti qui sul nostro canale YouTube, ma se volete vedere il film completo lo potrete trovare ovunque. E poi tenetevi forte, perché tra pochissimo, praticamente tra meno di 2 settimane, uscirà la prima canzone del terzo film. Finalmente potrete sentire una delle nostre nuove canzoni e vedere le prime scene del film. Mamma mia, che emozione! È fantastico, è divertentissimo. Sì. Ma adesso, dopo che mi hai fatto un buco nella parete, senza quadro. E vabbè, immaginalo, sarà lì più o meno. Ci sarà scritto Me contro dei film persi nel tempo. Non lo immagino affatto. Io adesso sono demoralizzata e quindi tu mi devi tirare sul morale. Dai, fammi fare qualcosa, fammi divertire. Ma cosa posso fare? Mica sono un giullare di corte. Dai, su, lui, fai un balletto. Ma come un balletto? Perché dai, dai, un balletto. Sei bravissimo. Ma che sono bravissimo? Guarda, non ci interessa fare i balletti per ora. Stavo pensando però una cosina. Noi stiamo preparando tutto per il terzo film. Ci sarà Perfidia, ci sarà una nuova avventura, ci saranno le mummie. Ma il signoresse non lo sentiamo da un bel pezzo. Praticamente l'ultima volta che lui ci ha scritto, anzi vabbè, l'ultima volta che l'abbiamo incontrato è stato con il nostro secondo film, ma l'ultima volta che ci ha scritto un messaggio è stato questa estate. Ma che fine ha fatto? Beh, sinceramente non me ne importa un fico secco. Meglio così. Sono felice di non sentirlo da un pezzo. Chi lo vuole sentire? Proprio pazzo. Pazzo e cattivo. Sì, ma io, mia cara carciofina, ho avuto un'idea che potrebbe essere quella giusta per tirarti sul morale. Abbiamo detto che il signoresse non ci scrive da un bel pezzo, ma se fossimo noi a scrivergli potremmo mandare un messaggio, o perché no, chiamarlo. Alla fine abbiamo il suo numero di telefono, ti sei dimenticata? Quindi potremmo chiamarlo e magari fargli uno scherzo telefonico. Dici, che dici? Sì, lui, noi abbiamo il suo numero. Ragazzi, vi ricordate di tutta quell'avventura che abbiamo vissuto quest'estate, quando eravamo in quella casa bellissima con la piscina? Ci ha letteralmente rovinato i piani. E abbiamo il suo numero. Però non ci avrei mai pensato di fargli uno scherzo. Ma sei crazy? Guarda, non sono crazy, sono super crazy. Potrebbe essere un'occasione per ridere in compagnia, perché tutto il team trote ci segue, tutto il team trote sa chi è il signoresse e quanto è cattivo, e che forse uno scherzetto telefonico se lo merita. Alla fine non farebbe male a nessuno. Potremmo chiamarlo, inventarci una storia e farlo arrabbiare tantissimo. Non saprei. Voi del team trote volete fare lo scherzo? Sì? Lui da casa sta tutti dicendo sì, bene. Allora, che scherzo sia, sono davvero emozionato. Certo, mi sottovaluto certe volte perché sono un genio e sono veramente mitico. Ok, quindi diamo il via allo scherzo. Io ho il numero di telefono e lo chiameremo con l'anonimo, e così non saprà che siamo stati noi a chiamarlo. Non vedo l'ora. Lui, cosa possiamo dirgli? E intanto ci dovremmo camuffare la voce. E stavo pensando che potremmo chiamare dicendo che cerchiamo la pizzeria e che vogliamo delle pizze. Quindi lui andrà su tutte le furie, perché praticamente il cattivo dei cattivi verrà scambiato per un semplice dolce pizzaiolo. Dai, chiamalo. Ok. Ma stavo pensando, e se non risponde al telefono? Dobbiamo sperare che l'abbia lì a portata di mano. Secondo me sì che risponderà. Alla fine il telefono gli serve per rispondere a tutti i cattivi, quindi è impossibile che non risponda. Dai, chiama, sono io. Sto chiamando. Sono emozionatissimo. Guardate ragazzi, signoresse. Sto squillando. Pronto? Pronto? Salve, la pizzeria pizza e pizza? Ma cosa stai dicendo? Ma quale pizzeria? Questo è un laboratorio, però non è un laboratorio di pizza, è un laboratorio falso. Chi è lei? Io sono una ragazza che volevo ordinare una pizza e mi hanno detto che nel suo laboratorio fanno le pizze più buone della zona. Signorina, mi scusi, lei mi sta disturbando. Questo è un laboratorio, ma non è un laboratorio di pizze. È un laboratorio di pizza, l'ho anche detto.
L'ho interrotta? Certo che mi hai interrotto. Ti ho interrotto in questo momento. È un momento topico. Sto facendo qualcosa di molto importante. Sì, salve, sono anch'io, vorrei una pizza. Ma volevo capire meglio, cosa sta facendo in questo momento che l'abbiamo disturbata? Io sono il fidanzato della signorina. Il fidanzato della signorina? Ma chi diavolo è lei? Io sto lavorando. Se sta lavorando a fare le pizze, può fare anche una pizza in più per noi. Allora, io vorrei una pizza, quattro formaggi con peperoni, salame piccante e un po' di acciughe, ecco. No, ma ci racconti di più di questo piano malefico? Siamo molto interessati. Sì, è un piano che ha a che fare con le pizze? Certo che no, ha a che fare con gli oggetti magici, due, lo sapete? E presto ne avrò quattro. Lei è molto simpatico, signore della pizzeria. Ok, però visto che abbiamo capito che non fa pizze, allora forse è meglio staccare. Sì, perché c'ho tanto da fare in questo momento, cari ragazzi, cari signorini. Chiedo un po' come non riesco qui. Presto vedrete cosa gli succederà. No, ma noi non siamo lui e Sofì, non siamo mica noi. Io mi disturbo. È stato arrivederci. Sofì, hai capito? Il signore si sta preparando un piano malefico contro di noi. Dentro di me ci sono dei sentimenti opposti. Da una parte mi viene troppo da ridere. Anche a me. E dall'altra però sono molto preoccupata. Mi viene tanto da ridere perché lui continuava a dire: la pizzeria, la pizzeria, ma quale pizzeria? Sì, però ha anche detto che sta preparando un piano malefico per distruggerci. E quel solito signoresse, sempre a pensare cose cattive. Ma come fa? Ma poi, dico, ti chiamano due persone sconosciute che vogliono delle pizze. Tu cosa fai? Gli racconti del tuo piano malefico, gli dici che stai preparando un piano di me contro te. Pensa sempre a noi, tutto il giorno. Ragazzi, siamo nuovamente nei guai. Cavolo, forse non lo dovevamo chiamare. Ma tu pensi che lui abbia capito che eravamo noi? Non lo so. Penso di no, secondo me non è così sveglio. Presto scopriremo come andrà a finire.